Bene, lei presenta questo nuovo libro, Con te sempre accanto, è un libro che parla di medium, in particolare di cosa? Ma io in questo libro parlo solamente dell'esperienza mia, 19 anni di contatti con persone che hanno perso, a cui è morta una persona cara, e io ho scoperto all'improvviso di poter comunicare con queste persone scomparse. All'inizio non ero così sicura, poi andando avanti negli anni, facendo le cose con serietà, senza nessuno scopo che non sia stato quello di consolare, ho avuto qualche certezza che questa non sia una illusione, e in questo libro racconto unicamente proprio la mia esperienza con persone, con persone che hanno ritrovato in generale la serenità e hanno acquisito la convinzione che la morte non è la fine di tutto, che i nostri cari hanno bisogno che noi poco per volta ci rassereniamo, i nostri cari che sono trapassati, perché hanno bisogno di continuare il loro cammino e il nostro piangere eccessivo li trattiene, e quindi una volta hanno detto: se ci volete davvero bene, dimostratelo facendo quello che vi chiediamo. Io sono abbastanza convinta di quello che ho fatto e di quello che ho scritto. Le persone che hanno già letto il mio libro mi hanno dato la grande gioia di confermarmi che forse sto realizzando quello che mi ero riproposta, e cioè questa serenità che si può e si deve riacquistare quando si ha anche dopo un lutto gravissimo. Alcuni hanno addirittura fatto dei passi, li ho fatti pure io, nel campo della fede, perché di là arrivano messaggi anche spirituali, inviti a, come dicono loro, a tagliare certe frange, cioè vivere più consapevolmente, senza tanti fronzoli, cioè non è che ci dicano di vivere da poveretti, però insomma effettivamente se guardiamo quante spese a volte inutili facciamo, e vabbè, poi ognuno fa le proprie scelte. Comunque è servito a me, è servito anche ad altri, grazie a questi incontri si sono stabilite tra noi delle amicizie, questo è molto bello, perché le amicizie che nascono dal dolore sono quasi sempre amicizie sincere e che durano, e difatti durano attraverso il tempo. Ed in questi giorni sto veramente provando una gioia grandissima, ho detto e lo ribadisco perché è vero, non ho provato per ora, e spero che sia così, un minimo di orgoglio che potrebbe anche essere giustificato, no, per questo libro, ma proprio soltanto la gioia di ricevere questi messaggi di persone che mi dicono della consolazione che hanno avuto. Non mi vergogno a dire che ho quasi sempre un po' pianto quando ho ricevuto questi messaggi così, che mi hanno confermato che non ho girato a vuoto, ecco, credo. Lei nel suo libro parla esclusivamente della sua esperienza, oppure dà anche, diciamo così, delle prove che dimostrano? La mia esperienza è quello, cioè la mia esperienza è fatta di prove, perché ho contattato ragazzi, soprattutto bambini, poi genitori, tante persone che sono trapassate e che hanno portato delle informazioni, delle prove talmente grandi, persone che io non ho mai conosciuto, di cui non sapevo nulla, e quindi a un certo punto non crederci diventa difficile. Poi è chiaro che ognuno fa la sua scelta, però io direi che le persone che sono venute da me, ho avuto anche delle difficoltà, perché qualcuno è venuto a mettermi alla prova e non è una bella cosa, però io ho avuto la pazienza di capire anche che qualcuno vuole rendersi conto meglio di persona, che non siano ciarlatanate, come aveva detto uno che ha detto: vabbè, andiamo a vedere sta ciarlatanata, l'aveva fatto per dare soddisfazione alla moglie, che invece credeva a ste cose. E poi questa suocera che è venuta e che ha dato delle prove, ha parlato anche delle sue scappatelle, sottolineo che la moglie era al corrente di queste scappatelle, perché non vengono a dire cose che fanno star male. Quando è uscito gli hanno chiesto: allora com'è andata? E lui ha risposto: beh, certo che non credere di fronte a certe cose resta difficile, poi ognuno fa le sue scelte. La mia esperienza è questa, è lunga, è nato tutto questo da un lutto molto grande che in quel momento per me è stato devastante. Ho perso un compagno che dovevo sposare nel giro di pochi mesi, e sarà solo un compagno come qualcuno ha detto, ma comunque in quel momento non mi sono chiesta se perdere una figlia sarebbe stato peggio. Adesso dico probabilmente sì, però in quel momento, quando il dolore ti arriva, non ti chiedi cosa sarebbe meglio, cosa sarebbe peggio, quasi sprofondi in un baratro. L'importante è uscirne, e sono stata aiutata a uscirne, forse perché dovevo poi dare una mano agli altri.